Buonasera a tutti, ancora una volta siamo collegati in diretta su Facebook per le nostre serate del Drago. Questa sera, seconda puntata delle interviste a Gianfranco Miglio. Come sempre, la parola a Giovanni Polli che condurrà la serata. Grazie a tutti di essere intervenuti e buona conferenza. Grazie a te naturalmente Marco, buonasera a tutti. Sono di ritorno, la volta scorsa purtroppo ho dovuto saltare un turno, come si dice in questi casi, come a me piace dire, e ho saltato un turno però proprio nel momento in cui abbiamo ricominciato ad ascoltare le parole del professor Gianfranco Miglio, che naturalmente, anche se non è più fisicamente tra noi, resta alla base anche del pensiero federalista, così come d'altra parte io posso testimoniare. Quando ancora non sapevo chi fosse Gianfranco Miglio, ma nel mio manuale di diritto costituzionale, laddove si parlava di federalismo, venivano chiosate alcune tesi di G. Miglio, per cui comunque è stato uno degli enormi, io posso dire questa parola anche se non è molto bella, ma degli enormi veramente pensatori del federalismo nell'ambito dello Stato italiano e quindi assolutamente rinfrescarci le idee sulla sua parola, sulla sua personalità e sulla, appunto anche le sue prese di posizione pubbliche è molto, molto importante per chi come noi ha sempre a cuore il rapporto tra i territori e i centri. Allora, io innanzitutto do il benvenuto alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo in diretta, ma soprattutto do il benvenuto ai due ospiti che io citerò, come dicevo prima, di fuori onda in rigoroso ordine alfabetico, così non faccio torti a nessuno. Abbiamo Giacomo Consalez, che è vicepresidente di Nuova Costituente. Ecco, chissà se può apparire, io non lo vedo, comunque abbiamo Eccomi sicuramente. qua, faccio parte del consiglio direttivo, non sono vicepresidente. Ecco, ho esagerato un pochettino, però del Grazie, Consiglio grazie. Direttivo di Non Nuova lo Costituente. ringrazio. Esatto. E quindi benvenuto. E poi il secondo ospite è Franco Di Braccio, che questa volta è presidente, non mi smentirà, dell'Associazione Gianfranco Miglio. Non ti smentisco, è proprio così. Buonasera a voi e a tutti quelli che ci seguono. Buonasera Franco, ciao naturalmente. Allora, Franco Di Braccio e Giacomo Consalez, cosa faranno? Commenteranno i vari interventi del professor Miglio che noi adesso andiamo ad ascoltare. Ovviamente sono degli interventi pubblici televisivi che sono stati, ci sono stati appunto messi a disposizione per cui noi possiamo fare questa seconda serata del Drago dedicata proprio a Gianfranco Miglio. Allora, io a questo punto ci saranno gli interventi, poi faremo un giro degli ospiti, altri interventi, altri giri degli ospiti, in modo proprio da mantenere anche un po' vivace la nostra serata. Allora, io auguro a tutti una buona visione, un buon ascolto e giro la linea a Marco Peruzzi perché possa mandare i contributi. Sì, allora il primo contributo è un contributo che è stato recuperato da un nostro socio che poi ha sintetizzato quello che vedrete stasera. Risale al marzo del 1994, quindi siamo immediatamente prima del filmato che abbiamo visto settimana scorsa. Non si erano ancora svolte le elezioni, mancava poco, mancava pochissimo. Era uno degli ultimi, credo, dibattiti prima delle elezioni. Quindi questo è un po' il clima in cui si svolge questo dibattito, elezioni del 27-28 marzo 1994, quelle per intenderci in cui Berlusconi prende la maggioranza e diventerà poi un mese dopo Presidente del Consiglio. Quindi siamo in un momento di attesa in cui si sta per arrivare alla resa dei conti dal punto di vista politico e quindi questo è il clima in cui Gianfranco Miglio viene intervistato. Ora un secondo solo e faccio partire il filmato che dura 13-14 minuti circa, no? Non di più. Un attimo solo che avvio il nostro filmato. Rimango moderatamente e onestamente scettico sulla possibilità di arrivare rapidamente ad un cambiamento del sistema. Penso però che ci arriveremo fatalmente. Leo Gorlando, allora Gianfranco Miglio ha portato qui la sua opinione personale, ma sappiamo anche che lui è uno dei rappresentanti della Lega più insigni. Allora, questi poteri criminali oppure no? Ma i nomi di persone bisognerebbe conoscerli
far parte della magistratura, eccetera, per poter. E poi dovrebbe esserci anche una collaborazione di quella popolazione che noi abbiamo visto terrorizzata. Finché questa solidarietà involontaria, fondata nella paura, continuerà, sarà estremamente difficile individuare questi responsabili. Però io vorrei dire una cosa, che la natura deformata ormai che ci appare oggi della Prima Repubblica ci avverte di una cosa, che se noi non cambieremo radicalmente il sistema politico-amministrativo che noi indichiamo con l'etichetta di Seconda Repubblica, se non ci accingeremo a un cambiamento di questo genere, fatalmente allora gli uomini, anche nuovi, finiranno per essere coinvolti e travolti negli stessi difetti della prima. La Prima Repubblica ci ha chiarito che su quella strada, con quelle istituzioni, con quello Stato centralizzato, noi avremo sempre i fenomeni degenerativi di cui ci siamo lamentati. D'accordo con quello che dice D'Onofrio? Ma certamente, perché io credo che in effetti esiste sul grande disegno, ecco qui io correggo quello che ha detto Orlando Cascio, sulle grandi numeri, una indagine della Svimez recente, quindi non di un istituto milanese, ma di un istituto fatto per il Meridione che si trova nel Meridione, e queste notizie che ci ha dato la Svimez danno delle regioni del nord che producono molto più di quello che ricevono dalla mano pubblica, e delle regioni del sud che producono molto di meno e ricevono di più. C'è uno squilibrio di natura economica e sociale che indubbiamente va corretto. E io non credo, ripeto questo punto, finché avremo questo tipo di sistema di amministrazione, questa centralizzazione di tutte le decisioni, noi non riusciremo mai a liberarci da questi malanni, da queste differenze. Martina Ha parlato della Lega e qui c'è il senatore Marcello Staglieno che si ripresenta per la Lega Nord, ha 56 anni, è un giornalista noto, è stato tra i fondatori del giornale che fu di Montanelli. E, il sodalizio però si interruppe bruscamente nel 92 con la sua presa di posizione in favore della Lega. È autore, fra Citato, credo, l'altro, proprio in una nostra trasmissione. Sì. di una lunga intervista a Miglio che si chiama Una Costituzione per i prossimi 30 anni. Bene, allora ci Io apri poi sono il d'accordo capitolo. naturalmente col professor Miglio, cioè dire radicale posizione diversa rispetto al passato, fine del centralismo fiscale, cioè dire autonomia in positiva, cioè dire controllo delle risorse da parte delle regioni, delle eventuali macro-regioni, controllo dei trasferimenti che oggi avvengono, lo abbiamo visto adesso, in maniera indiscriminata dal nord verso il sud. E quindi creazione di posti di lavoro, perché il Nord ha dato centinaia di migliaia di miliardi che sono o arrivati male, come abbiamo visto, oppure non sono arrivati del tutto perché la classe politica li ha rubati. Senatore Miglio, allora passiamo al secondo capitolo. Cosa succede dopo il voto? Che cosa dobbiamo fare? Come la dobbiamo organizzare questa vita nuova dello Stato? Ma qui ci sono due problemi e due risposte. Il primo è vedere quale sarà il risultato elettorale. È quello. Però ci sono No, due quello è ipotesi, indispensabile. intorno a cui possiamo ruotare. Da una parte c'è l'idea che avevamo tutti esperti di questi problemi fino a qualche mese fa, se non qualche settimana fa, di un risultato molto spezzettato, un Parlamento molto frammentato, senza maggioranze e quindi un Parlamento destinato a breve vita. L'altra eventualità è che gli elettori si concentrino su una parte che oggi è in conflitto, e che è in gara, e che producano una concentrazione forte di consensi e quindi una maggioranza parlamentare abbastanza consistente. Naturalmente che i due scenari producono anche diverse posizioni su quello che riguarda il cambiamento della Costituzione. Io noto una cosa che mi ha molto meravigliato. Mentre alla vigilia delle elezioni del 92 tutti si riempivano la bocca del problema delle riforme costituzionali, si cominciò subito a parlare della bicamerale, della commissione costituente e via dicendo. Oggi
Non solo non se ne parla, ma addirittura ho visto qualche giornalista dire: beh, adesso si tratterà di completare le riforme che abbiamo già cominciato. Quali? Quali riforme? Forse la riforma elettorale, ma la riforma elettorale è fuori dalla Costituzione. È incisiva sul sistema costituzionale, ma non è una riforma costituzionale. Allora qui si apre il problema del tipo di riforma. Le proposte che ha avanzato la Commissione bicamerale sono proposte che, quando arriveranno al tavolo del nuovo Parlamento, e se io farò parte di prossimo Parlamento, non mi sarà difficile distruggerle dal punto di vista tecnico, perché sono proposte che non cambiano niente nella struttura della Prima Repubblica. Quando io insistevo poco fa nel dire che bisognerà cambiare la struttura dello Stato, penso a riforme che riguardino la smobilitazione dell'autorità centrale. Qui è stato fatto un'accusa alle regioni. Ma le regioni, certo, alcune regioni hanno sperperato, ma perché i tanti soldi mandati in Valle d'Aosta o nel Sud Tirolo hanno prodotto opere pubbliche, un equilibrio notevole di sicurezza sociale e via dicendo? Cioè, perché queste somme date a diversi organismi hanno prodotto risultati diversi? E perché bisogna insistere con la creazione di organismi politico-amministrativi diversi da quelli che noi abbiamo, nel solco e nella direzione di una Costituzione federale. Dopo ci dirà quali, ci dirà anche la sua idea, perlomeno, sì, certo, in pillole. Allora, dire qualcosa su questo, no? Ma io devo dire che c'è una bella differenza tra danari spesi e andati a finire a finanziare i consumi o le tasche dei criminali e danari che hanno prodotto opere che si possono criticare dal punto di vista viabilistico, dal punto di vista tecnico. C'è una differenza radicale, Ripadimeana. Rodotà? Ma io vorrei fare un'osservazione che è questa. Miglio dice che in alcune regioni italiane, cioè in regioni già esistenti, il flusso di denaro pubblico è stato indirizzato al bene, in altre al male. Quindi dovremmo dire che è una questione di uomini e non di istituzioni, perché in questa situazione ci sono state non solo la Valle d'Aosta e il Trentino, il Sud Tirolo, ma anche regioni come l'Emilia hanno fatto buon uso del denaro pubblico. Allora io credo che dobbiamo stare molto attenti nel mettere insieme la questione delle riforme costituzionali che sono necessarie e il problema delle classi politiche, delle classi dirigenti. Attenzione, non facciamo l'errore che molti hanno fatto di puntare solo sui meccanismi, ignorando le responsabilità di persone e partiti. Questo è stato un errore degli anni passati, è stato offerto un alibi a persone che hanno pessimamente adoperato il denaro pubblico. Perché incolpare il modo di distribuzione del denaro verso il sud, che Rodotà riconosce è andato ai consumi, significa puntare su di una vecchia tesi sbagliata, che cioè la produttività, l'industria del nord dipenda dalla possibilità di incentivare i consumi del sud. Noi abbiamo visto in occasione della svalutazione monetaria che la nostra industria si è salvata soltanto perché ha riaperto i mercati del nord e del Mitteleuropa. Non è affatto decisivo per l'industria del nord il complesso dei consumi che si hanno nel sud e che dovrebbero andare a soddisfare le richieste dell'attività economica del nord. Questa è una vecchia tesi, che dai tempi di Nitti, che continua a ripetere, non dico questo, dico semplicemente che quei dati relativi al modo in cui si distribuiscono i flussi finanziari in questo paese vanno letti con un po' più di prudenza. Sì, questo è ragione. Poi non basta il mercato meridionale, lo sappiamo benissimo, i dati relativi all'esportazione e anzi l'eccesso di dipendenza dall'esportazione di una parte della nostra industria è noto, e su questo credo che disaccordo non ci sia. Può dirci solo, ci dica qual è la posizione della Lega? Così... La Lega propone il federalismo fiscale, che consiste nel rovesciamento del sistema. Oggi noi abbiamo un sistema in cui tutte le imposte vengono decise e riscosse dal centro, si vengono riversate poi verso la periferia, e anche il progetto di costituzione regionale elaborato dalla bicamerale non ha modificato la sostanza di questo rapporto. Tutto è serviente
all'autorità centrale, alla macchina centrale. Miglio, ma lei, mi scusi senatore, lei ha colto l'importanza, della domanda, no? Perché sostanzialmente il discorso era quello: se la gestione delle risorse che provengono dalle tasse è tutta decisa a livello locale, noi praticamente lo Stato nazionale che ce l'abbiamo a fare, no? Non è così, abbia pazienza. Perché tutti possono capire. Non è così. No, no, io per avere la sua risposta. C'è un primo livello che è quello degli enti locali e per i quali potrà valere una percentuale molto più bassa di quella che sono state indicate sopra. E questo riguarda le esigenze dei municipi. Poi per il resto saranno i gruppi di regioni che stabiliranno, naturalmente con le loro rappresentanze governative, e decideranno il prelievo delle imposte, facendo chiaro però un punto che è fondamentale, che l'attribuzione delle imposte va fatta là dove la ricchezza viene realmente prodotta, non perché ci sono una quantità di società che sono iscritte a Roma e pagano a Roma perché hanno la sede legale a Roma, là dove si produce la ricchezza e dove la si scambia. Una volta accertato questo, sarà soprattutto l'organo intermedio, il gruppo di regioni, quello che ho detto, il cantone, o quello che in connessione con, e in collaborazione a livello governamentale, a livello di direttorio, decide cosa deve prelevare e cosa deve dare. Ovviamente c'è il rappresentante del governo centrale, un primo ministro eletto, il quale chi fa le richieste per quello che concerne gli organi centrali dell'amministrazione, che non sono affatto eliminati come qualcuno diceva un momento fa, e in secondo luogo le risorse da destinare al riequilibrio nei riguardi delle regioni più povere. Questo è l'essenza del sistema. Abbiamo capito. Comunque, se ho capito bene, perché può darsi pure che io abbia capito malissimo, però la sostanza è che lei dice il 100% delle decisioni sulle risorse deve essere fatto, deve essere mantenuto a livello locale. Quindi lei non vuole che rimanga il 100% delle risorse? Abbia pazienza, sì. Se lei chiama locale un gruppo di regioni, cioè uno dei stati, uno degli soggetti membri della federazione, allora stiamo freschi. Va bene, uno degli stati che comporrebbero la federazione. Dei soggetti italiana. Della federazione. Benissimo. Bene, questo era il primo filmato, come abbiamo detto, del marzo del 1994. Si nota, a mio parere, benissimo come Emilio è sempre molto sintetico, molto attento a non cadere in provocazioni, in trappole, e soprattutto come riesce a girare, secondo me, molto bene delle domande piuttosto banali per riuscire poi a dire cose infinitamente più consistenti di quello che la domanda presupporrebbe. Non rubo il lavoro a Giovanni, vi lascio subito la parola. No, no, ma è bellissimo quello che tu hai commentato, assolutamente sì, ma io andrei anche, farei ancora un passo più in là nella valutazione di quello che ho appena visto anch'io. Allora, sono passati 29 anni esatti, quasi 30 anni, allora, però sembra, lo devo dire, preistoria. E sembra preistoria anche per un motivo. Proprio quello che tu, Marco, dicevi, la profondità anche del tipo di dibattito che veniva portato, quindi con personaggi del calibro di Gianfranco Miglio, ma anche di Rodotà, cioè stiamo parlando di persone che erano di un po' di traverso in ambito politico, ma con un carico di conoscenza e di abilità proprio scientifica nel campo del diritto. E oggi, sinceramente, se penso 30 anni dopo quello che è il dibattito, che teoricamente dovrebbe essere ancora intorno a questi temi, ma dei quali non si parla più, ma non solo, ma anche la qualità infima, assolutamente intollerabile dei dibattiti media, appunto, che io stesso non guardo più talk show già da 2 o 3 anni. Ecco, io dal tempo del Covid mi sono rifiutato di vedere la gazzarre indecenti che la televisione proponeva. Rivedere questo genere di televisione, questo genere di personaggi, mi fa anche dire che non è soltanto un problema di merito del contenuto del dibattito, ma anche un problema proprio di spessore delle persone e di arretratezza galoppante che purtroppo nell'anno del Signore 2023 noi ci troviamo a fronteggiare. Detto questo, preistoria anche perché, insomma, sono cose che si dicevano 30, 40 anni fa, ma per esempio me ne sono scritta una, no? La solidarietà involontaria fondata sulla paura, bellissima, ma soprattutto la profezia, io questa poi lascio ai due nostri ospiti da commentare poi con tutto quello che vorranno aggiungere.
se non cambiamo radicalmente il sistema politico-amministrativo, torneremo ai difetti della Prima Repubblica. E questo lo diceva quando la cosiddetta Seconda Repubblica era appena nata, no? Perché si parla della cosiddetta Seconda Repubblica con il cambio della legge elettorale. Quindi allora era una profezia, oggi ci rendiamo ben conto dei difetti della prima, come si sono ripresentati, amplificati anche nella seconda, e naturalmente di federalismo zero al quarto. Quindi siamo sempre lì, al punto di partenza, al palo di partenza. Io comincerei a questo punto a dare la parola a Giacomo Consales, perché ordine alfabetico comanda e io eseguo. Grazie, grazie per avermi invitato. Io sono d'accordo con quanto hai detto, Giovanni. Questo dibattito sembra preistoria, non soltanto perché il livello di questo dibattito è sicuramente molto più elevato, Miglio a parte ovviamente, che si staglia come un astro, rispetto ai dibattiti ai quali siamo costretti ad assistere. Io non lo faccio anch'io da diversi anni ormai. Sembra però preistoria anche per un'altra ragione, cioè per il fatto che una persona che io ho sempre ammirato svisceratamente e che si distingueva anche per un certo cinismo, per una certa capacità di cogliere i punti deboli dell'avversario e di non lasciarsi attaccare alle spalle come Gianfranco Miglio, appare quasi ingenuo ai nostri occhi di adesso, e questo lo rende ancora più, se rende il suo ricordo ancora più dolce, se vogliamo, ma lo fa apparire quasi ingenuo perché lui faceva una serie di conti su opportunità, possibilità che poi non si sono realizzate. E quando lui dice rischiamo che mancando questa serie di riforme si ritorni alla Seconda Repubblica, e soggiunge il sistema poi riassorba e neutralizzi tutto ciò che di buono stiamo cercando di costruire, ha colto nel segno, ma ben oltre forse le sue intenzioni. Io vengo da questo angolo di mondo che è l'Insubria, che aveva una vocazione prima del tragico 1861, che era quella dell'autodeterminazione, della libertà economica, della semplificazione amministrativa e in sostanza del duro lavoro e della ricerca della felicità grazie a queste qualità. Il rapporto con l'amministrazione pubblica era un rapporto molto vicino e molto informale, e con il 1861 tutto questo è stato travolto dall'importazione del sistema napoleonico, che ha poi gettato le basi per la costruzione dello Stato italiano, che dello Stato napoleonico è una bruttissima copia, per quanto fosse arduo fare di peggio dello Stato napoleonico. Ci siamo trovati accomunati con culture diverse, magari più avvezze al dominio, alla sopraffazione, all'imbonimento, alla sottomissione al potere, e abbiamo dovuto in qualche modo adattarci a questa nuova situazione, facendo leva soltanto sulle nostre energie fino a che la situazione non ci ha sopraffatti, e oggi ci troviamo in questo paese con un debito pubblico che si avvicina ai 3 trilioni di euro, e tutto il surplus prodotto dalle regioni del nord, che fino al 2019, quando sono scomparsi i dati relativi al residuo fiscale, ammontava circa 100 miliardi di euro. Non ho motivo di pensare che si siano ridotti. Io credo che questi 100 miliardi di euro vadano a finire semplicemente a sanare i
il deficit, a sanare gli interessi sul debito pubblico e non a, ovviamente a ripagare né a ridimensionare in alcun modo il debito pubblico stesso. Quindi in sostanza noi lavoriamo come pazzi per consentire allo Stato che ci ha trascinati in questo sfacelo di generare altro sfacelo e altra rovina con una cadenza, con un ritmo implacabile. Credo che l'idea di Gianfranco Miglio fosse nobilissima, come straordinarie erano le sue qualità intellettuali e la sua cultura sterminata che lo stesso Carl Schmitt aveva fatto rilevare come quasi unica nel panorama europeo. Credo che ciò nonostante sia stato forse troppo ottimista. Io mi domando, nel 2006, quando ci è stato offerto questo pannicello caldo chiamato Devolution, perché soltanto Lombardi e Veneti hanno votato a favore della devolution e tutte le altre regioni d'Italia, comprese due grandi regioni del nord, hanno fatto pollice verso alla devolution? Perché non riusciamo a costituirci come unità? Perché non riusciamo ad avere un'identità comune? Perché non ci fidiamo abbastanza gli uni degli altri per fare fronte comune di fronte all'aguzzino, che poi è sempre uno, è lo Stato, no? Quando io sento Miglio che dice certo io vorrei il federalismo, non vorrei l'ennesimo piccolo Stato secessionista, dico, caro Gianfranco, forse il piccolo Stato secessionista ha un vantaggio intrinseco rispetto allo Stato da cui si distacca, che da quel giorno e per qualche tempo ancora i cittadini dovranno godersi la libertà che si sono conquistata, ma questa libertà andrà congiunta alla responsabilità, no? E quindi ciascuno pagherà le proprie bollette, cosa che nello Stato italiano non è possibile. Mi domando se sarebbe stata possibile nella struttura basata sulle tre macro regioni, ma tanto le tre macro regioni non ce le daranno mai. Non ce le daranno mai perché noi, regioni del nord, la Lombardia ha 10 milioni di abitanti, il Veneto circa 15, fanno 15 milioni di abitanti. Se aggiungiamo il Piemonte con 4 milioni e 4, fanno 19,4, se aggiungiamo l'Emilia Romagna con 4 milioni e 5, arriviamo a 24 milioni di persone. Bene, l'Italia consta di 60 milioni di abitanti. L'Italia è un paese nel quale chi produce devolve una parte cospicua di ciò che ha prodotto ad un sistema basato sul welfare, basato sul debito pubblico, basato sul mantenimento di larghi strati di popolazione improduttiva, in pratica basato sulla compravendita del consenso. A questo punto io non voglio essere pessimista, ma temo quasi che questo sistema crollerà. Crollerà perché diventa insostenibile. E si sa, lo sappiamo da molti eventi storici passati, anche distanti o del XX secolo, che quando il sistema diventa insostenibile sul piano economico, quello che succede dopo è la sospensione di questa parvenza chiamata democrazia. E di questo abbiamo visto una testimonianza durante gli anni del lockdown, durante gli anni della pandemia, in cui non abbiamo realmente saputo riflettere su ciò che ci stava succedendo addosso. E non abbiamo saputo discuterne pacatamente con intelligenza, ci siamo come al solito divisi in fazioni e l'unico risultato che abbiamo ottenuto è dare prova della nostra estrema debolezza e incapacità di contrapporci al sistema che ci schiaccia. E questa è una nota un pochino amara con cui chiudo il mio intervento. Però credo che fin tanto che noi non
cominceremo ad avere un pochino più fiducia in noi stessi e saliremo di profilo rispetto ai nostri antagonisti e mostreremo di avere una capacità politica che nel caso dei Lombardi non abbiamo veramente mai avuto, credo, nella storia, perché abbiamo badato ad altre cose, demandando ad altri l'amministrazione e la gestione della cosa pubblica, e i risultati sono lì da vedere. Vi ringrazio e spero che sarà possibile poi interloquire con gli ascoltatori, perché sarei molto interessato a sentire anche la loro voce. Grazie. Ma grazie a te, Giacomo, per questo primo intervento. Devo dire che, ahimè, le tue riflessioni amare non possono che essere condivisibili, e da me condivise per quel che può contare, perché comunque sono direttamente discendenti dei fatti che qualunque persona cerebralmente normodotata è in grado di valutare per quelli che sono. Ecco, tu hai fatto diversi dati. Io, prima di passare la parola a Franco Di Braccio, volevo ricordare, a proposito dei dati, che Gianfranco Miglio, in questa prima parte dell'intervista, a un certo punto cita i dati dello Svimez, che è la cassa, comunque sono i dati che vengono dall'Istituto di Sviluppo, così si chiama, del Mezzogiorno, Sviluppo Mezzogiorno. E sono dei dati che poi avrebbero trovato delle conferme continue e ripetute anche nella rubrica silenziosa che veniva pubblicata sui Quaderni Padani, perché sono dei dati assolutamente inoppugnabili e dovrebbero di per sé far scattare delle domande, che però non sono domande della serie sono poveri, bisogna aiutarli, ma perché continuano a essere poveri dopo così tanti aiuti? Ecco, queste sono le domande che qualunque persona dovrebbe sapersi porre. Ecco, certamente la profezia di Miglio, abbiamo detto che, ahi noi, si è verificata questa seconda cosiddetta Repubblica, forse siamo già nella terza, ho perso il conto, ma tanto sempre la stessa è, si è dimostrata esattamente uguale alla prima sotto un certo punto di vista. Di certo sul fatto di essere tetragoni a qualunque opzione di vero federalismo, anche soltanto fiscale, non dico federalismo totale, ma anche di federalismo fiscale. La devolution, sappiamo, Giacomo l'ha accennato, è stata una parvenza, però è stata bocciata pure quella, appunto, tranne che dalla Lombardia e dal Piemonte e dal Veneto, e mentre il cosiddetto federalismo fiscale è stato bocciato d'imperio da Monti, quando si trovò catapultato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, trovò i decreti praticamente che dovevano essere soltanto varati e aprì un cassetto, li mise lì dentro e dal 2011 giacciono in quel cassetto, dimenticati e penso anche rosicchiati dai topi. Benissimo, allora Franco, presidente dell'associazione Gianfranco Miglio, a te naturalmente il microfono per commentare questa prima parte, magari anche prendendo spunto da qualche cosa che possa aver aggiunto. Grazie, io volevo ringraziare innanzitutto l'associazione Gilberto Netto, perché dà l'opportunità quantomeno di parlare di queste cose, perché fino a questo momento, fino a quando voi non avete fatto le serate del drago, di queste cose non se ne parlava più. Non so se colpevolmente o incolpevolmente, però parlare di federalismo oggi significa parlare di un argomento scomodo. Scomodo a chi detiene il potere, perché vogliono mantenerlo tale quale a quello che è stato esercitato fino ad oggi. Guarda, io ho fondato assieme agli amici Alessandro Vitale, Carlo Luttieri, Marco Bassani e tanti altri amici, l'associazione Gianfranco Miglio il 15 aprile del 2004, perché già allora il professore era morto 3 anni prima e già allora, assieme alla signora Miriam Miglio, alla quale va un affettuosissimo pensiero e un affettuosissimo ricordo, ed è stata presidente onoraria a vita di questa associazione, abbiamo deciso di fondare questa associazione perché? Perché innanzitutto è un'associazione senza fini di lucro
e ha per scopo di promuovere il dibattito sui problemi delle autonomie locali e della riforma in senso federale dello Stato e soprattutto di adoperarsi attivamente per favorire la crescita economica, culturale e morale della collettività. Ecco, queste ultime parole in fin dei conti sintetizzano cosa vuol dire federalismo, perché tanta gente crede che gli ismi siano tutti uguali. Non è vero. Federalismo è sinonimo di libertà assoluta. Non è come il fascismo, comunismo, socialismo, che sono ismi limitati nel tempo e collegati ad un'ideologia. Il federalismo è sopra tutte queste cose. Federalismo significa fare un patto che deve essere rispettato da tutti e deve essere un patto molto chiaro che non deve avere dei punti oscuri, altrimenti la cosa non funziona. Guarda, nella prima parte dell'intervista del professore, noi abbiamo sentito che il professore è molto scettico sulla realizzazione di un ordinamento federale. Perché questo? Perché lui conosce alla perfezione come sono, tra virgolette, i suoi polli, no? E infatti, per cambiare radicalmente il sistema politico, lui faceva affidamento proprio su quelle elezioni del 94, dove, per sua stessa ammissione, ha ricordato che se lui fosse stato ministro delle riforme istituzionali, come avrebbe dovuto essere, avrebbe smontato ma tecnicamente qualsiasi balla che avessero potuto raccontare gli oppositori di questo progetto. Questo perché? Perché lui lo sapeva bene. Poi io proprio in quei momenti gli sono stato vicinissimo e vicinissimi più vicini di me ci sono stati gli amici Marco Bassani e Alessandro Vitale, si sono resi conto che i discorsi scomodi servivano a cambiare veramente qualcosa. Invece il sistema non cambiava proprio niente, non vuole cambiare proprio niente, vuole sopravvivere a se stesso. E memorabile fu un discorso a Bologna quando lui, collegandosi a questa cosa, parlò di parassiti. E questa qui fu una cosa che fu la classica ciliegina sulla torta per definire esattamente come stavano le cose e perché lui le volesse cambiare. Guarda, io gli dissi una volta, professore, noi qui stiamo parlando di residuo fiscale, delle regioni virtuose, eccetera, ma lei può pensare per un attimo se la situazione del residuo fiscale fosse a parti inverse, come si comporterebbero gli altri? E lui mi disse, beh, questa è una bella domanda, però lei mi fa questa domanda perché sa già la risposta. Ed è lì che venne fuori il discorso dei parassiti anche, capisci? Ad un certo momento, quando ci sono dei residui fiscali importanti e quando ci sono dei soldi così che altri guadagnano e che non sono guadagnati dalla totalità della collettività, ma quando uno Stato vorace può andare a mettere le mani sui soldi degli altri, è una prassi molto consolidata quella di colpevolizzare chi produce per metterlo in condizioni di non lamentarsi. Il discorso qual è? Che nel momento in cui abbiamo fatto questa considerazione, gli dissi anche un'altra cosa. Gli dissi, professor, ma secondo lei è una cosa logica che chi produce, i rappresentanti di chi produce possano essere comprati con i loro soldi? Perché le cose stanno così, no? E lui mi disse, questa qui è inutile che ti faccia parlare perché sei un provocatore, capisci? Però il fatto è così e sta in questi termini. Oggi i rappresentanti che ci dovrebbero rappresentare e che invece non ci rappresentano affatto, sono comperati da un sistema che li acquista con i soldi loro. E questo qui è un paradosso che mi fa impazzire. Infatti, proprio sul residuo fiscale,
si basa il concetto di federalismo fiscale, eccetera. Io trovo che nel momento in cui qualcuno che ha capito come funzionava veramente questo meccanismo del federalismo, ha deciso anche di escludere Gianfranco Miglio dalla stanza dei bottoni perché avrebbe avuto un effetto deflagrante. Per quanto riguarda la secessione, io una volta gli chiesi: ma professore, sta secessione che lei evoca sempre, si farà, non si farà? Lui mi rispose: mi auguro che non accada mai, perché Miglio non era un uomo belligerante, era un uomo di pace. E questa è una testimonianza che io voglio portare e per onorare innanzitutto la sua memoria e per onorare ad onor di verità proprio. Quando lui parlava di che cosa succede dopo il voto, sapeva perfettamente quello che succedeva, perché quando hanno messo al suo posto Speroni, sapevano già anche quello che era capace di fare Speroni. Cioè, io non ho nulla contro Speroni, però se fossi stato al suo posto, molto probabilmente avrei evitato di andare ad occupare immeritatamente un posto che non sarebbe servito a niente. Mi ricordo che presentammo al Circolo della Stampa l'Unione Federalista, della quale io sono stato vice segretario nazionale, e Speroni era seduto davanti a me. Cominciò a fare, e qui, questo lo dico per ricollegarmi ad un altro concetto che aveva detto Miglio, e cominciò a fare i dispetti. Dopo un po', voglio questo, voglio quell'altro, la mia posizione è questa, io sono ministro, eccetera, eccetera. Queste forme di infantilismo non sono ancora finite. E infatti se la nostra società, la società attuale, è così malata, e io credo che a questo punto sarà molto difficile curarla, è proprio perché abbiamo una grossissima dose di improvvisatori e di persone che non sono maturate, in parole povere. Questo non voglio offendere nessuno, ma purtroppo è la mia opinione, spero che anche gli altri la rispettino. Miglio aveva un progetto. Oggi hanno i governanti attuali hanno solamente degli interessi. Questa è la grossa differenza fra uno statista e un politico. Poi lo statista raccontano la storia che vede le prossime generazioni, bla bla bla, il politico alle prossime elezioni. Però purtroppo il degrado dell'attuale classe politica è dovuto proprio al raggiungimento di piccoli interessi che nulla hanno a che fare con l'interesse della collettività. Poi per quanto riguarda, si parla di riforme. Io ho compiuto da poco 76 anni e da quando sono nato che ne sento parlare. L'unica vera riforma che si poteva fare era la riforma in senso federale di questa specie di Stato. Qui i problemi ogni giorno che passa si aggravano e non si sa come venirne fuori, tra l'altro. Io una proposta ce l'avrei, ma magari ne parliamo dopo. Non ti sento. Microfono. Ecco, non si attivava. Diciamo che anche questo intervento non è che sia di quelli che ispirino ottimismo, e questo ovviamente non faccio assolutamente una colpa all'ottimo Franco Di Braccio, ma alla situazione, perché comunque la situazione è effettivamente fino a smentita data dai fatti che non nessuno di noi vede, la situazione è proprio questa. Ormai abbiamo perso. Faceva un po' parte anche delle mie considerazioni riguardanti il livello del dibattito, no? Perché evidentemente allora c'era ancora una classe politica che, con tutti i difetti che sicuramente incarnava, però era capace di mantenere il livello del dibattito a quote decenti. Oggi assistiamo a una degenerazione veramente
in chiave da gran guignol, ecco, potrei dire, compreso, scusatemi, la battuta la devo fare, compreso le primarie di un partito, i quali possono essere dati a votare anche gli avversari, no? Poi sono affari loro, non riguardano me. Io sarei andato volentieri a votare se mi fossero girati 5 minuti, giusto per capire e per entrare in questo meccanismo veramente strano che è oggi la cosiddetta democrazia italiana. Vabbè, io sinceramente non penso di aver altro da aggiungere, perché hanno detto veramente tutto in questo primo intervento Giacomo Gonzales e Franco Di Braccio, per cui restituirei subito la parola a Marco, se ovviamente a lui delle considerazioni da sviluppare, altrimenti la palla è sua anche per la seconda parte di questa intervista a Gianfranco Di. Sì, allora possiamo partire col secondo filmato. Una nota: gli ascoltatori che ci seguono su Facebook, se vogliono, possono fare domande. Scrivete le domande nei vostri commenti di Facebook alla diretta che stiamo mandando e noi eventualmente le riporteremo ai nostri ospiti che sono qua con noi. Uno spunto eventualmente per dopo. Ecco, Gianfranco Miglio, se aveva un qualcosa in cui non ci aveva visto bene, non era bravo a fare le previsioni. Tante volte lui diceva andrà così, ma non succedeva poi quello che lui pensava. Forse sottovalutava certi aspetti. Uno è stato già evidenziato, forse faceva troppo affidamento sul buon senso delle persone, sulle capacità di comprendere dei più, no? Quindi su questo immagino sarà rimasto un po' deluso. Comunque, il secondo filmato che andiamo a vedere è un filmato tratto dalla trasmissione di Funari, che molti di voi meno giovani ricorderanno. Era una trasmissione abbastanza popolare, che parlava di politica in senso generico, quindi ne abbiamo estratto una piccola parte, che è quella che forse è più interessante, in cui il professore tocca un tema molto molto importante, come sentiremo. Qui Miglio è un po' più a casa sua, nel senso che Funari è un amico, si trova bene con lui, però come vedrete mantiene sempre sostanzialmente lo stesso tipo di rapporto nell'interfacciarsi con l'intervistatore, no? A prescindere dall'essere in un ambiente sostanzialmente ostile, come erano i due ambienti in cui si è trovato nella precedente e nella prossima parte di interviste che andremo a vedere, qui invece in un ambiente più amichevole, più vicino a lui, però come vedete mantiene lo stesso modo di interfacciarsi con l'intervistatore. Quindi facciamo partire anche questa parte di filmato. Lente. Verissimo. Allora andiamo proprio dalle grossolanità per poi arrivare a domande che hanno il sapore dell'attualità più netta. Lei è antimeridionalista? No. Che cos'è? Assolutamente. La mia posizione è una posizione indipendente proprio in questo, anche in questo senso, perché considero i difetti dei meridionali, ma considero anche i difetti dei settentrionali, e in questi giorni li ho detti con molta chiarezza. Sì. Secondo lei, una domanda secca, con quanti schieramenti rischiamo di andare alle prossime elezioni? Sempre troppi rispetto a quello che dovremmo andare. Che dovrebbero essere due? Beh, insomma, dovrebbero essere 3, 4, 5, due principali e gli altri immediatamente secondari. Ma mentre noi chissà con quanti schieramenti andremo. Ma mi scusi, essendoci una sola votazione, non sarebbe meglio al massimo 3? Vabbè, sarebbe l'ideale. Da noi l'ideale proprio non si può. Io non cito le cose ideali, ho detto l'ideale sarebbero 3, però no, mi rendo conto che non è possibile averle facilmente. Umberto Bossi sa esattamente cosa fare o sta decidendo cosa fare, o è leggermente, non dico smarrito perché è una brutta parola, o è leggermente in pausa di riflessione secondo lei? Guardi, un po' è in pausa di riflessione, un po' sta preparandosi a scegliere. Perché lui dice sempre che sceglie nei comizi, che può sembrare una cosa un po' assurda, insomma, aspettare a fare una linea di combattimento durante i comizi. La verità è però che lui le intuizioni le ha nel contatto diretto con la folla, con i suoi elettori. Sì. E lui fida moltissimo anche questa volta in questo contatto, sceglierà e deciderà nel corso della campagna elettorale. Non prima, eh?
Non credo. Io mi sono provato, lei lo sa, mi sono dato da fare perché alcune scelte di fondo siano stabilite e non vengano modificate, proprio perché insomma ragiono da uomo che la politica l'ha come tecnica nelle mani. Ma so che queste specie di guidelines, queste specie di rotaie che io ho stabilito, serviranno a far stare dentro la capacità di inventiva di Bossi. E l'atteggiamento di Berlusconi che dice non ho ancora deciso, è un atteggiamento a risucchio della ruota di Bossi o viceversa? No, guardi, io credo che siano i suoi collaboratori che gli fanno presenti delle prospettive che non sono più così facilmente entusiaste come quelle che avevano loro qualche settimana fa. Lui credo che da vero imprenditore, da uomo intelligente che ha in mano la capacità di decidere, sta ad aspettare a vedere come si presenteranno realmente le cose. Attende una scelta, non ha già fatto una scelta. Italia, come sarà la Seconda Repubblica? Ah, sa, descriverla in una frase sola è materialmente impossibile. In molte cose sarà l'opposto della prima, però non sarà facile costruirla. Io naturalmente ho una certa idea di progetto federale e certamente vada questo progetto o meno, quelle che sono le istituzioni fondamentali della Repubblica, governo e Parlamento, dovranno cambiare. Però vede, c'è una cosa significativa, che in questo momento nessuno dei partiti o spezzoni o pezzetti di partiti che si azzuffano nell'area elettorale parla più di riforme costituzionali. L'altra volta, nel 92, era un'orgia di parole di riforme costituzionali, adesso nessuno ne parla più. Io spero che per quei paradossi della storia, quando non si parla di una cosa, è il momento in cui la si fa, ci si appresta a farla. Allora vedremo cosa viene fuori. La ringrazio. C'è un giovane giornalista dell'Associazione Nazionale dei Giovani Giornalisti, Fabrizio De Iori. Grazie Funari. Buonasera professor Miglio. La nostra è una preoccupazione abbastanza, diciamo, comune tra gli italiani, cioè molti non hanno ben capito. È lei secessionista oppure federalista? Vede, il mio presunto secessionismo dovrebbe condurre all'indipendenza dei popoli del nord, cioè quella che è la potenziale Repubblica Padana, ex Repubblica Cisalpina, eccetera. Ora, io sono convinto che lo Stato nazionale unitario sia entrato in una crisi irreversibile, per cui l'idea di contribuire a costruire un altro staterello nazionale, che sarebbe lo Stato Padano, e al posto di quello un po' più grande che era lo Stato Nazionale Italiano, è l'ultima delle cose a cui io penso. Io sono veramente federalista e qui però bisogna parlare chiaro. C'è una quantità di gente federalista, a nome così, di nome, a parole, che però in realtà pensa ad una restaurazione dello Stato unitario. Io sto scrivendo una plaquette, un pamphlet che uscirà però subito dopo con le elezioni, perché non voglio influenzare gli elettori con scritti magari incisivi. Poi io spiegherò i falsi federalismi che ci sono in giro. Un vero federalismo è per me l'obiettivo capitale, proprio perché è un tipo di regime politico che supera e abbandona l'indipendentismo degli stati nazionali, anche di quelli eventuali che potrebbero nascere. Se nel mondo della Lega, io stesso, sto per pubblicare un libro americano sulla secessione, il microfono aperto, se potete spegnere, che si sente in diretta su Facebook. Grazie.
riprendiamo. Nei riguardi del resto delle forze politiche e dei popoli italiani, se questi rifiuteranno un vero federalismo. Però siamo sempre al vero federalismo, cioè un sistema a sovranità divise e con forti garanzie, soprattutto sul piano finanziario. Perché il federalismo è federalismo importante, soprattutto se è federalismo fiscale. Noi vogliamo sapere chi paga, quanto paga, chi incassa e quanto incassa. La Costituzione federale deve servire a questo. Ok, questo era il filmato da Funari Di Miglio. Una cosa che non vi ho detto è un filmato del gennaio del 1994, forse si poteva intuire da quanto diceva Miglio. Quindi siamo nella fase della campagna elettorale delle famose elezioni del 94, in cui i giochi non erano ancora fatti, non si sapeva chi aveva in quel momento il predominio, chi avrebbe vinto, e quindi siamo in una fase preliminare alla fase più spinta, più finale della campagna elettorale. Ecco, c'era anche il dubbio sulle alleanze, oltre al fatto di non sapere chi avrebbe vinto, perché non erano ancora combinate. Poi queste alleanze differenziate a nord, a sud, no? Quindi già quello era, secondo me, una spia anche di quello che sarebbe successo poi nel 95. Posso aggiungere qualcosa? Sì, no, ti do subito la parola. Volevo soltanto fare una piccola annotazione, velocissima. Praticamente da quest'ultima intervista emerge l'idea di un federalismo come antidoto alla secessione, ovvero il federalismo, Gianfranco Miglio non credeva alla costituzione, alla costruzione di altri stati completamente indipendenti, ma alla trasformazione dello Stato centrale in Stato federale con la federazione di stati comunque sovrani, giusto per essere precisi, visto che stiamo parlando di un grandissimo costituzionalista. Quindi anche questo credo di poterlo mettere nel piatto, anche dando la parola a Giacomo Gonzalez. Se io avessi avuto il piacere, la gioia di parlare con Gianfranco Miglio, gli avrei posto alcune domande dal basso della mia incompetenza politico-amministrativa giuridica, essendo io un medico e un ricercatore in campo scientifico e non in campo in campo di storia delle dottrine politiche, come era Miglio. Approfitto per dire che ho invece avuto il piacere una volta di incontrare, di essere, non più di una volta di incontrarlo, ma una volta di essere addirittura ospite di Gilberto Neto e Daniela. Conservo questo ricordo come un ricordo molto piacevole. Le domande che io rivolgerei a Gianfranco Miglio sono: caro professore, il federalismo non viene concesso dall'alto, ma parte dal basso, parte come iniziativa spontanea da parte di comunità locali, individui e comunità locali, e non viene concesso da uno Stato nazionale che è fondato sul trasferimento della ricchezza, sulla costruzione di un sistema di welfare pubblico, di un sistema di sostentamento rivolto a un gran numero di persone appunto non produttive, come dicevo prima. Com'è possibile pensare di realizzare il federalismo nel momento in cui si cerca di federare esigenze contrapposte? Da un lato l'esigenza dei pagatori di tasse, dall'altro l'esigenza dei prenditori di tasse. Io non voglio fare un processo ai prenditori di tasse, per carità, Dio me ne scampi, ma è chiaro che questo tipo di atteggiamento è stato alimentato, perché l'atteggiamento a educare le persone a pensare di poter vivere di Stato, di poter vivere di posti di lavoro che costano ben di più rispetto a quanto producono, insistere, battere il tamburo su questo tipo di concetto fa sì che poi questo tipo di concetto entri nella cultura diffusa di un popolo e sia molto difficile da sradicare. Il federalismo è, a mio avviso, conoscenza diffusa
che si contrappone alla cialtroneria, all'incompetenza e anche alla criminalità concentrata nei gangli del potere centrale, no? E in questo io veramente credo che le macroregioni forse fossero un progetto fin troppo ambizioso, perché il federalismo che funziona bene funziona nei paesi suddivisi in 26 tra cantoni e semicantoni indipendenti, ciascuno dei quali delega la parte minore del proprio potere allo Stato centrale, ma mantiene saldamente nelle proprie mani la parte maggiore, la mantiene in virtù degli strumenti della democrazia diretta e anche del fatto che la Svizzera ha una milizia popolare e il potere si deve sempre confrontare con il fatto che il popolo svizzero è ben più reattivo di altri, certamente più reattivo di noi. Come dicevo prima, la nostra situazione è che siamo cristallizzati come minoranza politica praticamente ininfluente. Gli unici piccoli vantaggi che ci possono essere concessi sono vantaggi di natura locale, in gran parte finanziati con la nostra stessa produttività, ma dal punto di vista di quello che viene chiamato Stato nazionale, io preferisco chiamare Stato coloniale, noi siamo ininfluenti e quindi non è utile puntare su di noi. E quindi a mio avviso è illusorio pensare che questo Stato coloniale ci possa dare un'egida maggiore e una maggiore capacità di autodeterminazione e di autogestione delle proprie risorse, perché il suo potere si avvale proprio del fatto di sottrarci le proprie risorse e redistribuirle per la compravendita del consenso, fino a quando appunto la democrazia, questa parvenza di democrazia verrà mantenuta. Voglio concludere anche questo secondo spatafione che vi sto facendo, ma poi la smetto, giuro. Al sud rispondono i partiti della sinistra, i 5 Stelle, il Partito Democratico, il Terzo Polo. Ricordate Calenda che diceva che tutti gli alunni italiani dovrebbero essere tradotti a Roma per celebrare la grandiosità della nostra capitale, in maniera tale che assorbano la gioia di essere parte di questo Stato coloniale, per l'appunto. E al sud e ai prenditori di tasse risponde anche la destra sociale. A noi chi risponde? Perché ci prestiamo a questo gioco? Perché non utilizziamo le belle teste che sono maturate nel corso degli anni e hanno imparato sempre di più, sono ispirati a grandi maestri, per portare al livello più alto possibile il tragico grado di deficit di rappresentanza di cui noi tutti soffriamo? Perché dobbiamo tenercelo per noi come se fosse una cosa normale, quando dice giustamente Marco Bassani la rapina di cui è vittima il Nord Italia, ma in particolare la Lombardia, il Veneto, sarebbe anche l'Emilia, ma in Emilia pare che siano contenti così, io spero che di sbagliarmi. No? Perché dovremmo accettare il fatto che questo sia il nostro destino nei secoli dei secoli, come ai tempi di Costantino e dell'Italia annonaria? Poter rispondere a questa domanda significa aver trovato il sacro grado, immagino. Perché siamo così... una metafora di Tafazzi consumata, ma perché siamo così tafazziani noi? Perché non siamo in grado di capire che al di là delle etichette, delle bandierine che si usano soprattutto durante le partite di calcio, eccetera, c'è qualche cosa che dovrebbe essere anche la dignità di un popolo o dei popoli? Ecco, sono domande che io sinceramente, da parte mia, con una visione anche un po' più etnoculturale, non soltanto economica, mi sto ponendo da ormai 30 anni e non riesco a dare una risposta, quindi vorrei anch'io riuscire anche da parte mia a trovare una risposta. Magari, non lo so, proviamo a vedere se Franco Di Braccio ha questa risposta. Questa qui è una provocazione. Perché... è abbastanza, se lo confesso, lo ammetto. Se avessi la risposta, come dicevi tu, probabilmente
avremmo già risolto tanti problemi. Guarda, una cosa della quale Miglio si meravigliava molto era il fatto che lui non riusciva a comprendere come i creatori di ricchezza lombardi fossero così tranquilli nel farsi depredare. Lui diceva: io non riesco a capire, se qualcuno viene a rubare a casa mia, io qualche cosa la faccio, mi difendo, eccetera. Qui invece nessuno reagisce. E allora mi chiese: secondo lei com'è? Dico: ma guardi, lì dipende da chi li rappresenta, secondo il mio modestissimo parere. Perché se fossero rappresentati da quelli che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera, probabilmente ci sarebbe una presa di posizione diversa. Invece si affidano a chi fa politica, ma politica tra virgolette, non nel senso più nobile della parola. Il fatto qual è? Che c'erano queste persone, e questo ve lo dico da imprenditore, ex imprenditore, perché adesso fortunatamente sono in pensione. Gli imprenditori non avevano capito all'epoca, e penso che non l'abbiano capito neanche adesso, forse lo cominciano a capire, che per mandare avanti le loro aziende devono partecipare anche a quelli che amministrano i loro soldi. Mentre invece pensa agli imprenditori lombardi, piemontesi, anche veneti, soprattutto veneti, pensano sempre soltanto a lavorare. Infatti, se voi andate a vedere nell'arco degli anni, tutti i posti di stipendio sono sempre stati occupati in minima parte da rappresentanti di una certa parte geografica, e sono stati sempre occupati da quelli che pensavano al posto fisso, eccetera, eccetera. Poi di posti fissi ce ne sono di tutti i generi, ben retribuiti, poco retribuiti, ma l'importante è che sia il posto fisso. Io volevo ricordare a Giacomo che quando si parla di posti di lavoro bisogna fare una distinzione, questo l'avevo detto anche al professor Miglio. I posti di lavoro sono molto differenti dai posti di stipendio, perché il posto di lavoro è quello che produce e distribuisce ricchezza, il posto di stipendio la consuma soltanto. Il federalismo, quello vero, serve esattamente ad evitare questa stortura. In ogni azienda ci sono i posti di lavoro diretti e i posti di lavoro indiretti. Quelli diretti sono quelli che producono, quelli indiretti sono quelli che servono a sostenere la produzione, come per esempio fare le fatture, eccetera, eccetera. Quando i posti di lavoro indiretti diventano posti di stipendio, l'azienda muore. E nel discorso dei parassiti che fece Miglio a Bologna, disse esattamente questo. Purtroppo il nostro Stato è occupato da troppi parassiti, i quali fanno passare per parassiti chi non lo è. Non riesco a capire, tra l'altro, come si possa continuare ad immaginare di poter continuare a vivere in eterno sulle spalle degli altri. Perché prima o poi queste cose qui finiscono. Ecco perché ci vuole un ordinamento federale. Ma quello vero, come dice il professor Miglio. Guarda, una cosa che mi ha un po' emozionato all'inizio del servizio di Gianfranco Funari. Gianfranco Miglio era seduto su una poltrona di colore azzurro. Quella poltrona gli sono stato vicino tante volte. E ho una fotografia che non vi farò vedere, quando lui cominciava a non star bene, e vi devo dire che mi ricorda tante cose, e soprattutto un messaggio che mi mandò, come a tanti altri amici:
Miriam Miglio quando il professore mancò e disse: mi batterò affinché i suoi ideali vengano riconosciuti e realizzati e conto sull'aiuto di cari affezionati amici come siete voi. Ecco, io credo che far ricordare Gianfranco Miglio e portare avanti quello che lui aveva studiato e immaginava sia una delle maniere migliori per onorare innanzitutto la sua memoria e in secondo luogo per cercare una soluzione ai tanti problemi. Perché la gente non vuole il federalismo? Perché è scomodo. La meritocrazia fa parte del federalismo. Invece il parassitismo è l'antitesi del federalismo. Mi sono fatto un appunto. Quando gli hanno detto se era un antimeridionale, lui in quel modo riconosceva che c'erano dei meridionali che avevano dei difetti, ma dei meridionali, anche dei settentrionali che avevano dei difetti. E se avete colto un attimo delle sue riflessioni, lui si riferiva nei difetti dei settentrionali proprio al fatto che subissero supinamente determinate situazioni. Tra l'altro, io quando lo conobbi, e fu in occasione di un incontro a Biella, quando il 23 aprile del 2004, quando ci fu un incontro su un tema, il federalismo, questo sconosciuto. Adesso, se dovessi fare un incontro di questo genere, scriverei il federalismo è stato dimenticato. E io ringrazio proprio l'associazione Gilberto Neto che riporta a ricordare quello che non va dimenticato. Guarda, per quanto riguarda l'improvvisazione di Bossi, lui era prima delle elezioni, quello è vero, però lui è stato vittima dell'improvvisazione di Bossi, perché quando doveva essergli riconosciuto un ruolo importante e determinante per la realizzazione di un ordinamento e di un progetto federale, Bossi l'ha escluso. E ti devo dire la verità, non c'è rimasto male, ma è stato deluso. Poi gli hanno chiesto cosa sarà la Seconda Repubblica. Secondo me la Seconda Repubblica non c'è mai stata. Siamo ancora prima della prima qui. Siamo all'anteprima della Prima Repubblica. Per quanto riguarda il secessionismo, lui usava la parola secessione come garanzia di essere ascoltato per non essere messo nel cassetto polveroso come ha fatto il signor Monti. Però non aveva assolutamente nessuna intenzione di fare la secessione perché, come ripeto, lui era un uomo di pace e se è stato uno dei più grandi scienziati della politica del Novecento, è evidente che non andava pensando di far ammazzare la gente o di mettere gli uni contro gli altri. Voleva soltanto un assetto istituzionale diverso a garanzia delle libertà di tutti e credo che questo gli sia stato impedito. Volevo fare una citazione che ho sentito la settimana scorsa da Alessandro Vitale, perché la cosa di questa sera dice si parla di come cambiare, no? È difficile dirlo. Alessandro Vitale la settimana scorsa ha detto una cosa che io condivido. Si tratta di resistere e dobbiamo resistere cercando di far capire il più possibile la bontà di questo progetto e aspettando tempi migliori. Perché, come diceva Gianfranco Miglio, io sono più che certo, spero di ricordarmene, sono più che certo che prima o poi accadrà qualcosa per cui questo sistema si dissolverà. E se ci dovrà essere un'alternativa, l'unica alternativa possibile, sperimentata già in altre parti del mondo, è un ordinamento federale.
Vedremo, non c'è altro da fare che aspettare gli eventi che però mi fanno un po' pensare siano a livello geopolitico globale, quegli eventi che potrebbero poi eventualmente, non so bene come, perché non è certo questo il momento di aprire anche questo tavolo, però insomma, bisognerebbe capire che cosa dovrebbe cambiare a livello geopolitico mondiale per cui in Italia il riflesso sarebbe finalmente un'apertura ai diritti dei territori e dei popoli. Ecco, quindi non lo so, questa la lascio, è una domanda che lascio lì. È un po' sì, scusami, ti ho interrotto. No, ci mancherebbe altro, vai, vai. È un po' tragico pensare che, come al solito, la libertà nostra ce la debbano portare da fuori, ma purtroppo Ma è è così. vero quello che tu dici. A questo proposito c'era una bellissima citazione che ho trovato di Gianfranco Miglio, perché lui non era il profeta Isaia, ma sicuramente aveva un acume straordinario, e dice: nel secondo dopoguerra il panorama risulta interamente cambiato. Ormai sintesi politiche veramente sovrane sono soltanto le superpotenze. Tutte le altre esercitano una sovranità limitata di fatto, sempre e talvolta anche di diritto, perché appartengono ciascuna all'area imperiale di questa o quella superpotenza, nulla di più attuale. Ma scusami, ripeti chi, perché mi è sfuggito proprio chi ha scritto questo che è appena. Gianfranco Miglio disse questa Ah, cosa, è era una sua lui. citazione, sì. Era sua, ecco, non l'ho proprio Sì. sentito, per cui, no, beh, attualissimo direi. E sempre In quello che. relazione a quello che avevi appena detto tu. Certo, assolutamente sì, è la geopolitica che alla fine la comanda. E come l'Italia è stata costruita da poteri esteri, lo Stato italiano è stato costruito dall'estero, non certo dai cittadini italiani che non esistevano, o dal popolo italiano che non esiste neanche oggi, ma è stato costruito comunque da poteri esteri. Allora, mentre faccio anche. Per quel che mi riguarda anche da piemontese, un po' ammenda del fatto che, come ricordava Stefano Fascio che mi ha scritto, si parla poco del Piemonte, si parla molto della Lombardia e del Veneto. Velocissimo, prima di dare la linea a Marco, perché si parla così meno? Il Piemonte è stato citato, ma perché si parla meno del Piemonte, Giacomo, rispetto a Lombardia e Veneto, secondo te? Io fatico un po' a entrare nelle dinamiche. Il Piemonte poi è una grande regione, molto eterogenea. Io credo che Torino faccia un po' caso a sé. Torino è stata la culla della traduzione italiana del municipalismo napoleonico, mentre il resto del Piemonte non credo che abbia sottoscritto con grande piacere quello che stava succedendo in quegli anni. Il Piemonte, appunto, è eterogeneo, è una realtà molto composita: c'è il Piemonte orientale, c'è l'Ossola, c'è il Novarese, c'è Alessandria, poi c'è Torino. Sicuramente Torino è un caso molto particolare. Non so perché non se ne parli, ma certamente il Piemonte, fatto salvo l'impegno, l'abnegazione e l'intelligenza politica di alcuni suoi esponenti, non ha giocato un ruolo di primissimo piano, anche negli anni più ruggenti del federalismo, secessionismo dei tempi d'oro, e quindi forse se ne parla un po' meno. Sarebbe interessante capire, quanto sia ancora tollerante, quanto il popolo piemontese, quanto ai piemontesi pare convenga continuare a far parte di questo sodalizio forzato che è l'Italia. Francamente, questo polso non ce l'ho, fatico già ad avere un polso della mio piccolo angolo di mondo, come dicevo prima, e quindi non sono la persona giusta per rispondere a questa domanda. Ma Una scusami, cosa che volevo dire dopo, sì. prego, poi ti ascolto la tua cosa, poi c'è Vai, 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 finisci tu che poi io passo la parola a Franco. c'è un caro amico che non citerò, ma non è difficile immaginare di chi si tratti, grandissima persona, mi ha raccontato un episodio per quanto riguarda Bossi, e cioè il fatto che c'era in lizza una elezione locale, amministratore pubblico bresciano che aveva aderito alla Lega, e fu portata a Bossi la sua foto,
e Bossi, che stava scorrendo come un mazzo di carte una serie di foto, vede questo qua e dice: no, io questo qua non lo voglio, perché assomiglia a Brivio. E tutti muti e nessuno che ha osato obiettare. E questo mi ha fatto venire in mente quando mi ha raccontato questa cosa durante un recente viaggio di ritorno nel Milanese. Mi ha fatto venire in mente come forse la vera debolezza dei popoli del nord, ma metto in primissimo piano i lombardi, sia quello di piegare la testa di fronte ai prepotenti e di pensare che non si possa vivere senza qualcuno che ti tratta come uno zerbino e che no, ha pieno controllo del tuo destino. L'importante è non rimanere senza un papà, per cattivo che sia, per autoritario che sia, perché la cosa che più sgomenta il popolo lombardo, secondo me, è l'idea di doversi gestire da solo sul piano politico-amministrativo, che è un piano così alieno dalle sue vocazioni. Beh, aiuto, un po' Don Abbondio nei confronti dei bravi, eh? Fare una roba del genere, non è una bella immagine, assolutamente. Ecco, io però darei proprio un secondo la parola anche a Franco Di Braccio, perché la questione piemontese, che mi sta a cuore da piemontese, voglio girarla anche a lui, no? Ecco, poi aggiungendo questo, noi piemontesi abbiamo quello che è stato in maniera molto, secondo me, acuta, definito il complesso di Illumafaita, il complesso di ma noi l'abbiamo fatta l'Italia, non per dire altro, però l'Italia l'abbiamo fatta, e quindi abbiamo questo complesso e quindi ci viene male smontarla, non so, ci può essere anche questo vizio, questo peccato capitale d'origine magari, non lo so. Franco, cosa ne pensi? Ma guarda, io abito a Biella, quindi sono in Piemonte anch'io. Perfetto, allora abbiamo trovato esattamente la persona giusta, forse. Ma non so se ti soddisferà quello che dico, quello che dirò. Secondo me la questione di aver fatto l'Italia è una cosa molto delicata, perché bisogna anche ricordarsi di come è stata fatta l'Italia, soprattutto. E perché è stata fatta l'Italia in quel modo? Se è stata una questione ideologica, io posso capire che sia stata una cosa fatta bene. Se fosse soltanto una questione economica, mi dispiace, ma non sono d'accordo. Poi guarda, io sono di origini abruzzesi. Quando ho incontrato il professor Miglio, gliel'ho detto subito, gli ho detto: guardi professore, io sono nato in Abruzzo, non so se per lei è una colpa, e lui mi disse assolutamente no, e mi sono innamorato letteralmente del suo progetto, proprio perché lo ritengo giusto, ma lo ritengo giusto, e glielo dissi, soprattutto per quelle popolazioni del sud Italia che, come ricordava Giacomo qualche minuto fa, subiscono il potere di cose molto peggiori di quello che subiscono i lombardi. E infatti mi ricordo che una volta il professor Miglio andò a parlare di federalismo a Palermo e ci furono delle persone che apprezzarono questo discorso. Vabbè che la Sicilia è sempre stata un po' indipendentista, va bene, però certe sensibilità, io questo glielo ricordai, certe sensibilità forse, se fossero un pochettino più sviluppate, porterebbero anche dei risultati un pochettino migliori. Purtroppo ciò che diceva il professor Miglio erano delle cose che scomode, perché anche i siciliani, i sardi e tante altre popolazioni subiscono purtroppo gli stessi ricatti sotto altra forma, ma sempre a sfondo economico, che subiscono i lombardi, i piemontesi e i veneti. I lombardi molto di più, perché con 65 o 70 miliardi di residuo fiscale attivo, andare ad elemosinare qualche soldino per fare qualcosa, insomma, scusami se uso un termine un po' poco ortodosso, ma io mi incazzerei, capisci?
Ecco, poi la cosa che non riesco a capire è perché non si incazzano. Cioè, è questo che non riesco a capire. Guarda che i veneti, per esempio, sono già diversi. Io ho diversi amici che sono in Veneto, ma si fanno sentire. Qualcuno l'hanno messo anche in galera, però non ha rinunciato ai suoi principi. E devo dire che l'iniziativa di Carlo Rottieri, di nuovo costituente assieme a Giacomo e a tanti altri, è un'iniziativa lodevole e serve proprio a stimolare la riflessione su queste cose. Perché, come diceva Gianfranco Miglio, il federalismo è una spinta originaria prevalentemente economica, a cui si aggiungono ragioni identitarie e culturali, però nasce principalmente da una necessità economica, cioè farsi depilare e spelare, non credo che piaccia a nessuno. E la domanda che lui si poneva, dice, ma come mai si lasciano spelare così? Allora, o c'è una sorta di masochismo, oppure potrebbe essere anche piacevole in qualche caso. Personalmente per me non è così. Però è difficile riuscire a capire certe cose, capisci? E poi io da ex imprenditore ti dico che sentirmi depredare del 70% di quello che guadagnavo mi ha sempre fatto girare le scatole. E io ero un piccolissimo imprenditore, figurati gli altri. Vabbè che adesso se tu te ne vai a portare la sede legale in Olanda non paghi più niente, però il tessuto connettivo del nord è composto da medie e piccole imprese, sono quelle che adesso sentiranno il peso di queste scelte scellerate. E diciamo che anche la tua è una domanda che fa un po' compagnia alle altre senza risposta. Certo. Poi guarda, cioè abbiamo, oltre al complesso di Luma Fight, abbiamo anche il complesso di Esageruma Nen. Quindi, ecco, quindi non ci incazziamo per questo. Esageruma Nen, tutto sommato, che è un po' l'equivalente del tira campaga vita bella, no? Ecco, del sud. Allora, io restituirei la linea a Marco Peruzzi perché mi sembra che ci sia ancora un terzo contributo con l'intervista a Gianfranco Miglio, dopodiché ci sarà il giro conclusivo dei nostri ospiti. Sì, c'è un terzo contributo, una nota su quello che è stato detto. Tutti i nostri filmati che stiamo mandando in onda in queste serate, come vi dicevo la prima giornata, sono dei filmati recuperati da un nostro socio che li ha poi digitalizzati, sono filmati dell'epoca, che non sono reperibili sui mezzi di informazione, su YouTube o cose simili. Ho notato, cercando appunto sui mezzi di informazione, su internet, che c'è veramente pochissimo di Gianfranco Miglio. Non so, è veramente strano, non ci sono discorsi lunghi, c'è solo qualche estratto, qualche minuto, non di più, dei suoi discorsi. Uno di questi è il citato discorso tenuto a Bologna, un congresso della Lega, il famoso discorso dei parassiti. Ecco, quello si trova anche in due o tre versioni diverse. Tutti gli altri in realtà sono delle anteprime che vi proponiamo. Il prossimo invece no, è uno dei pochissimi che c'è su internet ed è piuttosto interessante perché è una trasmissione che si è tenuta nel marzo del 1991, quindi siamo 3 anni prima rispetto ai filmati visti finora in queste prime 2 giornate, agli inizi dell'epoca che al tempo si diceva delle leghe, no? Perché si vedeva un fenomeno di tante leghe che nascevano in giro per il territorio, no? Non ancora di una sola, no? Ed è una trasmissione registrata a Legnano, che si chiama Nella Tana della Lega, che è un po' il pilot, il prototipo di una serie di trasmissioni che seguiranno e che vedranno come conduttore Gad Lerner, che qua debutta come conduttore televisivo, quindi una nota anche a margine di quello di cui parliamo oggi. E come vedrete, già subito la prima uscita sfoggia la sua proverbiale simpatia, che non mancherà di essere notata. Questo a prescindere per essere d'accordo o meno con quello che dica. Quindi lanciamo anche quest'ultimo filmato, che è abbastanza breve, dura solo 5-6 minuti, l'intervista ne durava 12, abbiamo tolto le parti banalmente di politica del momento, abbiamo lasciato invece un discorso, a mio parere, piuttosto importante che fa Gianfranco Miglio. Un attimo solo che faccio partire anche quest'ultimo filmato. Gianfranco Miglio, professore di scienza della politica all'Università Cattolica di Milano.
Lo sa che i giornali la indicano un po' come il teorico, quasi il padre spirituale delle leghe? No, guardi, questa è stata una coincidenza oggettiva, per due ragioni. La prima è la mia convinzione che lo Stato nazionale italiano non abbia basi, che di conseguenza finché non risolveremo quel problema noi potremo sperimentare tutte le soluzioni costituzionali, ma nessuna sarà veramente soddisfacente. Cioè un'Italia non esiste, un'Italia unita? Un'Italia, una nazione Italia non c'è, insomma. Ho sentito che anche recentemente anche De Felice lo ha detto in una delle vostre trasmissioni, proprio di Canale 3. Ecco, l'altro motivo è il fatto che io sono fortemente partecipe dell'indignazione del Paese. Insomma, io sono uno dei parecchi milioni di italiani che non ne possono più di questo sistema politico ed amministrativo, di questo Paese. Non credo che il professore... Dunque... Mi scusi se interrompo questa intervista, vedo che i simpatizzanti della Lega hanno occupato le prime file di questo teatro con una scelta più che legittima. Non credo che il professor Miglio gradisca di essere applaudito o fischiato, perché più che allo stadio è abituato alle aule universitarie, e comunque di certo tutti gli altri nostri ospiti sono venuti qui per ragionare sul fenomeno della Lega. I vostri applausi o fischi da questo punto di vista non cambiano assolutamente nulla. Grazie. A pagina 100, mi scusi professore, volevo farle una domanda. Lei... A pagina 168, me lo sono segnato, del suo libro più recente che tanta discussione ha suscitato, Una Costituzione per i prossimi 30 anni, adopera una parola molto pesante, secessione. Crede davvero nella possibilità che il nord d'Italia abbandoni il resto del paese attraverso una secessione? Ma io credo che se non si arriva a correggere, se non si arriva a correggere i difetti del nostro sistema politico-amministrativo di cui parlavo prima, è fatale che la parte più europea dell'Italia si disponga a separare le sue sorti da quello del resto del paese. No, nessuno può essere costretto a vivere in un paese che non sente più come il suo. E d'altra parte la formazione della Lega Nord è già il presupposto di questa condizione, che va di è durata sempre nella nostra storia. C'è sempre stata questa potenziale unità della Valle Padana, anche attraverso le diverse divisioni politico-costituzionali e giuridiche. Quindi non la considero affatto così una minaccia vaga. Se, come io credo, nel 93 ci accorgeremo che anche per volontà di una parte della nostra classe politica noi non entriamo effettivamente nel mercato omogeneo europeo, o ci entriamo restando fuori dalla porta, ecco allora questi problemi di coerenza con i propri ideali di vita si porranno, ed allora il rischio di una secessione si presenta. Del resto viviamo nell'epoca in cui i russi stanno cercando di foggiare una Costituzione che permette il diritto di andarsene, cioè quello che io chiamo il diritto di stare con chi si vuole. Gli jugoslavi stanno rischiando una guerra civile per arrivare a quello. Lo scenario è proprio di queste ore. Lei ha parlato di una parte dell'Italia più europea. Nel suo libro addirittura scrive di una attitudine antropologica, che sarebbe un po' come dire quasi un difetto congenito degli italiani del centro e del sud, a instaurare rapporti clientelari, se non addirittura mafiosi, con i politici. Davvero pensa questo? Guardi che io nel mio libro dico che sono due modelli di esistenza e di vita che io rispetto entrambi. Io naturalmente sento di appartenere per tutta una serie di ragioni al modello dell'Europa fredda, però anche quello mediterraneo è un modello, dico semplicemente che non sono conciliabili, sono due modelli che non possono essere intrecciati e messi insieme. Cosa pensa che faranno i partiti politici tradizionali per combattere le leghe? Ma guardi, ormai io credo che un anno e mezzo non si può neanche, da qui alle elezioni, neanche cominciare a cambiare il sistema politico e il modo di governare e di amministrare. Io credo che metteranno in atto il consiglio che ha dato loro De Rita, che è comprateli, ma non... Il presidente del CNEL Giuseppe De Rita. Ecco sì, ecco, ma non dare soldi a Bossi, a Speroni, a Castellazzi, eccetera, no, cercare di comprare gli elettori, le categorie. Io quello che temo è che in questo anno e mezzo si allargheranno i cordoni
della borsa, che non è poi la borsa dello Stato, è la nostra borsa, perché sono denari che sono tolti dalle nostre tasche, per redistribuirli a quelle categorie che appaiono più inviperite e sono quelle che minacciano di più di votare per la Lega. Questo è il rischio che ha la Lega. Professor Miglio, nella prossima legislatura lei sarà un senatore della Lega? Guardi, io nell'intervista che mi ha fatto Staglieno termino spiegando perché non ho mai voluto mandato parlamentare. C'è un'incompatibilità strutturale per il mio carattere e il mandato parlamentare. Vorrei mantenere questa coerenza. Certo che sarei lieto di poter contribuire, con quel poco che so, a guarire il meccanismo costituzionale del mio paese, ma spero fino in fondo di poterlo fare senza un mandato politico. Devo dire che mette quasi i brividi ascoltare un Gianfranco Miglio del 91. Tra l'altro questa trasmissione io l'ho vista a suo tempo, nel 91. Me la ricordo perché questa domanda finale mi è rimasta stampata del Miglio che poi invece avrebbe accettato di essere candidato nelle elezioni. Quindi ricordavo perfettamente. Mi ha fatto impressione, vabbè, questo in senso generale, anche vedere un Gad Lerner così giovane, e effettivamente così Gad Lerner, mi fa anche piacere pensare che comunque più in là, molti anni dopo, sarebbe anche arrivato nella tana della Lega veramente a essere intervistato da Radio Padania, a fare una lunga trasmissione in diretta proprio negli studi di Radio Padania. Questo detto, io credo che anche le parti in cui all'inizio soprattutto Gianfranco Miglio tratteggiava l'idea di Padania, non a caso l'idea di Padania era già stata avanzata nella famosa proposta dell'Emilia Romagna, no? Quindi quando lui era già consulente, peraltro nel 1976, quindi l'idea di Padania è sicuramente un'idea che lui aveva e evidentemente poi è arrivato a identificare la Padania come una delle tre macro regioni da federare, no? Questo è storia recente, dovremmo saperla bene tutti quanti. Ecco, però appunto anche questa differenza non soltanto di tipo socio-economico, ma anche di tipo storico, Gianfranco Miglio l'ha messa in campo in questa intervista. Ecco, credo che questo fosse un dato che mancava negli altri due frammenti. Do la parola per questo giro conclusivo, partendo da queste considerazioni, se lo ritengono utili i nostri due ospiti, a partire da Giacomo Consalz. Sì, grazie ancora. Io credo che l'idea di secessione sia un'idea da scartare. Il piano inclinato che porta alla rarefazione di tutte le garanzie democratiche è sempre più ripido. Lo Stato detiene il monopolio dell'uso legale della violenza, dell'intimidazione, dell'estorsione, eccetera, eccetera. Credo che l'ipotesi secessionista, che già comunque da sempre rappresentava un'ipotesi estremamente controversa per le sue ricadute, per le sue conseguenze, e abbiamo visto quando i Veneti hanno provato ad alzare la testa con grande dignità, peraltro io riconosco ai Veneti un qualche cosa di unico nel panorama nord italiano, una grande ammirazione per loro, ma abbiamo visto come sono stati trattati e liquidati. Io credo però che quello che non dobbiamo fare è lasciare che questo tragico, spaventoso deficit di rappresentanza politica non venga conosciuto. Certo, non possiamo affidarci a quelle istituzioni come le istituzioni europee che hanno preso l'Italia a modello di quanti abusi si potessero perpetrare senza che la gente battesse ciglio. Però possiamo rivolgerci all'opinione pubblica, alla stampa e cominciare a parlare di quanto noi siamo vittima di una situazione insostenibile e che finora abbiamo tollerato, ma che ha portato a distruggere tutto quel popò di prosperità e di sviluppo e di progresso civile che eravamo stati in grado di costruire.
Non intendo dire che altri non abbiano contribuito nei modi a loro più congeniali, ma sicuramente parlo di noi. E abbiamo lasciato passare sotto silenzio questo. E ripeto, come dice Marco, la situazione di cui noi soffriamo è una situazione unica al mondo dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo, Marco Bassani. E quindi dobbiamo far sì, dobbiamo portarlo al livello più alto, dobbiamo portarlo all'opinione pubblica europea per quello che vale, all'opinione pubblica mondiale. Dobbiamo utilizzare le nostre teste pensanti, e non mancano, non parlo certo di me, ma parlo di diversi altri, perché questa situazione si conosca nel suo profilo reale. Cioè un popolo cristallizzato, ripeto, nel suo ruolo di minoranza politica oggi e per sempre, e sul quale nessun politico fa conto, perché si tratta di una minoranza politica irrilevante nelle dinamiche dello Stato coloniale italiano. Questa è una situazione che noi, 20 milioni di persone, non dovremmo continuare a tollerare. Ed è forse la prima volta nella storia dell'umanità in cui un popolo più avanzato economicamente e più prospero e forse anche più educato dal punto di vista dell'istruzione pubblica si è fatto soggiogare per poi essere spennato come un pollo da gente che aveva obiettivamente avuto molto più visione di quanto ne abbiamo avuto noi, ma aveva meno mezzi a propria disposizione. Trovatemi un altro esempio nella storia in cui questo sia accaduto. Due sono, grazie Giacomo naturalmente, Giacomo Consales, che è membro del direttivo di Nuova Costituente. Mi vengono in mente un paio di considerazioni che giro a Franco per il suo intervento finale, o comunque quello che si presume sia. Ad esempio, l'altro aspetto che è emerso da quest'ultima intervista è la questione europea, perché oggi è divisiva, lo sappiamo molto bene, Europa sì, Europa no, quale tipo di Europa, l'Europa della UE, l'Europa, e ci sono questa, quindi non è che ci santo da scegliere, non tutti concordano sul fatto che sia una struttura democratica, che sia una struttura che rispetti i popoli e i diritti dei popoli, basta vedere anche quello che ha fatto praticamente niente, ha ignorato la questione della Catalogna, che pure volevano essere liberi e federati, membri anche loro dell'Unione Europea, ma l'Unione Europea non ha minimamente proferito verbo. Per cui la questione europea di Miglio e di molti leghisti dell'epoca che dicevano, mi ricordo anche Pagliarini se ci sta guardando, penso che anche lui si riconosca in questo, gli dicevano noi vogliamo andare in Europa perché noi possiamo andarci e gli altri non hanno i parametri. Quindi la nostra vocazione è mitteleuropea, avrebbe detto anche Umberto Bossi, che è diverso dalla vocazione mediterranea, sono due aspetti diversi, due economie diverse, e ci vorrebbero anche, Pagliarini lo diceva molto ripetutamente, ci vogliono quindi due monete. E quindi anche questo tema dell'Europa, oggi divisivo, allora non lo era così tanto, anche perché non sapevamo, questo parlo per me, almeno per mia opinione personale, non sapevamo, non avremmo mai potuto immaginare che le cosiddette Europa, l'Unione Europea, sarebbe stata così. E poi l'ultima considerazione mi è sfuggita, non importa, già ne ho dette troppe, lascio quindi la parola a Franco Di Braccio per appunto questa conclusione della nostra serata. Guarda, Gianfranco Miglio immaginava un'Europa fatta da città-stato. Quindi il concetto è radicalmente diverso da quello che è oggi. Era anche un ragionamento coraggioso quello di Gianfranco Miglio, perché voleva essere una... Esatto, bravo, bravo. L'Europa sans drapeau, l'Europa delle 100 bandiere. Infatti. Allora, capisci che
anche in quello è stato un precursore dei tempi, naturalmente inascoltato. Anche perché Miglio, in questa ultima intervista, dove si è visto che la simpatia di Gerd Lerner è fuori discussione, ed è proprio accattivante come personaggio, ma nel tempo è migliorato molto, perché io tutte le volte che lo vedo devo prendere almeno due o tre tubetti di Alka-Seltzer, perché non riesco a sopportarlo. Però anche lì, ritorniamo al solito discorso, Miglio diceva che per placare le categorie bisognava comprarle. E quello che io gli dicevo, dico: professore, sì, va bene, bisogna comprarle, ma qui le comprano coi soldi loro. E quindi ritorniamo al punto di prima, no? Per cui l'Europa oggi è una grande Italia, perché un accentramento di poteri, io li definisco anche antidemocratici, perché una Commissione europea che viene nominata così, perché si mettono d'accordo un po' di qua, un po' di là, e poi hanno poteri quasi soprannaturali, questo qui è una cosa, per un vero amante della libertà, non è assolutamente digeribile. Naturalmente, io non so se sia stata l'Italia a contagiare l'Europa o il contrario. Dico soltanto che in questa situazione, probabilmente, non voglio peccare di presunzione, ma Gianfranco Miglio sarebbe stato molto critico, perché lui immaginava un'Europa diversa, un'Europa dove la parola libertà era la base di tutto, e i popoli avevano diritto a questa libertà, che oggi purtroppo, come giustamente diceva Giacomo prima, viene negata, e viene negata in maniera sempre più evidente. Il famoso piano inclinato di cui parlava prima esiste ed è molto inclinato. L'unica speranza che aveva Gianfranco Miglio, e che ho ancora io oggi, forse sperando, sai, chi vive sperando poi non si sa come va a finire, e che prima o poi qualcuno si ribelli, perché quando ti continuano a stringere il cappio intorno al collo e tu non riesci più a respirare, o muori oppure fai qualcosa per sopravvivere. Noi siamo, a mio avviso, in queste condizioni. Non è una bella condizione. Io mi auguro di ricordarmi che un anelito di sopravvivenza prima o poi possa emergere da qualche parte, ma non mi illudo. Però almeno un segnale di speranza è arrivato. Ecco, perché questo non possiamo certo sprofondare nel pessimismo nero, se no nemmeno le serate del drago avrebbero un senso, no? Quindi certo. È chiaro che essere ottimisti è anche un po' stupidotta la cosa, se vogliamo usare un termine gentile, però il bieco ottimismo non deve lasciare il spazio al cieco pessimismo, secondo me, per il quale non avrebbe senso nemmeno parlarci e cercare questo confronto, e soprattutto di ricordare i grandi esempi che ci possono ancora raccontare tantissimo, e soprattutto chi magari non c'era allora, però insomma restano le parole, restano le opere, restano le memorie di chi può trasmettere a sua volta. Io però chiamerei in causa per questa conclusione Marco Peruzzi, che è lì sempre vigile alla regia, e ringraziando anche Franco Di Braccio, presidente dell'Associazione Gianfranco Miglio, e grazie a Giacomo Gonzales. Io ringrazio soprattutto le amiche e gli amici che hanno assistito a questa nuova serata del Drago. Io sono sempre qui al mio posto, quando ci sarà il Drago pronto a comparire all'orizzonte con nuovi argomenti, naturalmente ci rivedremo. Do subito la linea a Marco se vuole fare delle considerazioni finali e anche per i saluti conclusivi. Sì, volentieri, due o tre cose le diciamo. Questa serata, a differenza della precedente, è stata un po' la serata delle associazioni, no? La scorsa settimana è stata la serata dei professori, di quelli che gli studiosi che hanno proseguito e
e sviluppato ulteriormente quello che era il pensiero di Emilio. Oggi invece abbiamo due rappresentanti di associazioni, se possiamo definirle così, diciamo di due organizzazioni che non fanno politica in senso diretto, ma che portano avanti un discorso di tipo culturale. Come lo siamo anche noi, mettiamo sul piatto anche noi la nostra visione per parlare di quello che è avvenuto. Adesso non vorrei, come dire, far partire un discorso che potrebbe portarci lontanissimo, non è il momento, non è il tempo, no? Magari si può fare una trasmissione apposta. Dopo Miglio, ci sono stati parecchi punti su cui chi ha voluto riprendere il suo pensiero, portarlo avanti e continuare nella sua opera, non si è trovato in sintonia. Uno di questi è il discorso di secessione che è stato, come dire, toccato in questo momento. Gilberto Neto era un secessionista, cioè non era un autonomista, non era, no, era un secessionista. Lui vedeva l'Italia, l'esistenza dell'Italia come il problema che non aveva una soluzione se non con una pacifica, sottolineo, pacifica separazione, ragionata e calma separazione, per la nascita di qualcosa che a lui piaceva chiamare Padania. E questo è un altro punto di divisione fra le tante associazioni che portano avanti il pensiero di Miglio, che come sapete bene, come avete anche sentito in queste interviste, sfumava un po' su questo concetto lui, no? Lui parlava di macro regione, vedeva la cosa da un punto di vista sostanzialmente economico, ma non sfuggiva dal discorso culturale. L'ha detto apertamente in uno degli interventi, no? Io mi riconosco in un certo tipo di modello che è diverso da quello legittimo e rispettabile che hanno altre popolazioni. Ecco, lui vedeva l'insieme di una serie di regioni. Regioni, le definisco regioni nel senso attuale che hanno all'interno dello Stato italiano, una serie di aree, di nazioni con la N maiuscola, se vogliamo chiamarle così, ci vedeva un qualcosa di comune che lui chiamava macro regione del nord, a Gilberto Nero piaceva più chiamare Padania, però una cosa va precisata, nessuno ha mai messo in discussione che queste aree specifiche, parliamo della Lombardia, del Veneto, del Piemonte, avessero una loro piena dignità, una piena sovranità, se vogliamo, rispetto a una visione di Padania che mai avrebbe dovuto, ha detto anche in un passaggio, mai dovuto e potuto essere uno Stato centralista. Andava oltre anche Gilberto Neto, pensava alle piccole patrie come un fondamento della società, cioè ha sempre visto in modo assolutamente principale e centrale nel suo pensiero l'esistenza delle singole comunità. E non certo ha mai pensato alla macro-regione di Miglio o alla Padania, come a lui piaceva più chiamarla, come uno Stato centralizzato che uniformava specificità ben diverse. E questa è una prima divisione che c'è stata, secondo me, in chi ha proseguito il pensiero di Miglio, no? C'è chi non vuole sentire parlare di Padania, c'è chi invece ci pensa ancora. Ma nel pensiero di Gilberto Neto erano due cose la Padania, una macro-regione del Nord. Primo, un modo di unire entità, enti, territori, culture oggettivamente e in maniera riconosciuta e pacifica diverse per formare una massa critica che avrebbe portato probabilmente ad avere un maggior successo nella sua visione. Il secondo modo di vedere la Padania era, bene, una volta che arriviamo a poter decidere del nostro futuro, all'autodeterminazione, lui riteneva fosse una buona idea che fra queste componenti di quella che è la Padania slash macro-regione ci fosse un qualche coordinamento di tipo confederale o realmente federale, ma non è un punto centrale questo nel suo pensiero. Lui, prima di tutto, vedeva le singole comunità come qualcosa di specifico che avrebbero dovuto una loro piena dignità. Mi rendo conto di aver messo sul piatto un qualcosa che, come dicevo prima, varrebbe una trasmissione intera, no? Per parlare di questi concetti. Ma ho detto queste cose a conclusione della trasmissione. Per il fatto che non credo costituiscano un problema, cioè non è un punto su cui ci dobbiamo dividere fondamentalmente, è semplicemente una visione che rispetto a certi punti centrali che hanno una piena condivisione, inclusa la visione dello Stato come certamente non centralista, ma uno Stato molto vicino al pensiero liberale, che era propria di Gilberto Neto e lo è sempre stata, che ha sempre cercato una sintesi fra una visione anticentralista, una visione di uno Stato liberale, di uno Stato aperto al libero mercato e alla libertà individuale e di una visione identitaria. La butto lì, poi non so se vogliamo sviluppare in altre trasmissioni questo concetto, questo discorso, però è una cosa di cui bisogna parlare perché se no ci troviamo a dividerci su tematiche che non trovo io, ma penso
penso anche le altre persone dell'associazione, poi ognuna ha le sue sfumature in questa visione, non vedono come centrale, ecco, fondamentalmente. Non vediamo come qualcosa su cui ci si debba dividere. Sono perfettamente d'accordo con te, Marco. Come ben sai, ognuno di noi ha le proprie sensibilità e le proprie preferenze. Io credo che oggi più che mai non ci si debba dividere, perché siamo in cerca di alleanze su dei minimi comuni denominatori abbastanza importanti. Per quel che riguarda me, anche soltanto se il potere, che ne so, di dipingere un guardrail di un'autostrada passasse dallo Stato centrale alle regioni, ovviamente non è che mi basterebbe, però ne sarei felice. Ogni piccola passaggio di poteri dal centro al territorio va nella direzione giusta. Poi è chiaro che il mio sogno rimane, questo lo sanno tutte le persone che mi conoscono, rimane l'indipendentismo, ma non per questo, se arrivasse questa benedetta autonomia per la quale anch'io sono andato a votare nel referendum consultivo del 2017, adesso non so perché col Covid mi sono cancellati parecchi ricordi, ecco, quindi è chiaro che laddove ci sia una visione di poteri che devono tornare ai territori, lì ci deve essere unità, almeno io così la interpreto anche il mio essere qui in mezzo a voi e il mio essere felice di esserci, ecco, quindi perfettamente d'accordo con te, Marco, di nuovo a te la parola. Marco Peruzzi, ti ho chiamato, ti ho evocato, ti ho restituito la linea, ma... E io non ho acceso il microfono, adesso l'ho acceso. Ah, ok. Niente, era solo uno spunto così. Penso che se i nostri ospiti vogliono brevemente aggiungere qualcosa su questo tema, senza... ovviamente non lo possiamo approfondire perché sarebbe troppo lungo. Vi ricordo solo che settimana prossima avremo un'altra puntata delle nostre interviste di Gianfranco Miglio. Sarà con noi Giancarlo Pagliarini, che ci ha seguito anche oggi, in silenzio, ma era qua che ci ascoltava. E avremo anche come ospite una persona che ha vissuto quegli anni in prima persona, che è Roberto Castelli. Quindi parleremo anche da altri punti di vista, se vogliamo, non più quello, non il primo dei professori della volta scorsa, non quello di oggi delle associazioni, ma quello delle persone che hanno vissuto in prima persona quei momenti in cui il federalismo sembrava essere così vicino. Ovviamente non parleremo di politica nel senso comune e banale del termine, non è questo il nostro scopo, vogliamo fare qualcosa di culturale, di un po' diverso. Collaboriamo quanto più possibile, cerchiamo di lavorare insieme, sfruttando qualunque strumento per far girare una voce dissonante rispetto al pensiero unico. Io sono molto... sono felice del vostro invito questa sera, spero di non avere ecceduto nel pessimismo, in realtà il mio vuole essere realismo e credo che le possibilità ci siano, forse io non vedrò il compimento di questo sogno, ma bisogna iniziare da qualche parte, bisogna utilizzare tutte le persone pensanti, senzienti, intelligenti e dotate di visione perché questo messaggio giri il più possibile nel modo giusto. Posso? Certo, certo. Allora, anch'io sono d'accordo con quello che dice Giacomo. Sono tutte sinergie che debbono essere utilizzate, perché quando si ha un avversario, non un nemico, tutto quello che si può utilizzare deve essere utilizzato. Noi abbiamo un grande strumento a disposizione, che è la convinzione in quello in cui crediamo. E con i maestri che abbiamo avuto, tu hai ricordato anche Gilberto Oneto, Gianfranco Miglio, non possiamo far altro che continuare in questa nostra, a proseguire queste nostre convinzioni, perché devono diventare contagiose. Perché il mio non è pessimismo, però... come diceva Gianfranco Miglio, prima o poi qualcosa succederà e il progetto si avvererà. Ecco, con questa speranza e questa citazione, io credo che dobbiamo unire le forze, ecco, più che... e non c'è niente di divisivo, assolutamente.
Marco, riprendi la linea tu perché io avevo già delegato alla conduzione finale a te. Io saluto di nuovo e ringrazio di nuovo i nostri ospiti. Allora niente, non ci resta che salutare gli spettatori. Ci auguriamo sia stata una bella conferenza, a mio parere direi di sì. Vi aspettiamo settimana prossima e anche le due settimane successive, perché questo ciclo si comporrà di 5 serate che cercheremo di rendere diverse, ma che avranno tutte come tema la visione insieme di filmati quasi tutti inediti o quantomeno mai riproposti dopo la loro trasmissione televisiva negli anni 90 del professor Miglio. Quindi grazie a tutti di essere stati qui con noi questa sera e vi aspettiamo per la prossima puntata di queste nostre serate del Drago e di queste interviste col professor Gianfranco Miglio. Grazie ancora e buona serata a tutti. Buona serata a voi, ciao.